Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi ovviamente è sabato e insomma io sono in alto mare perché domani è Pasqua. Noi appunto partiamo, passiamo la Pasquetta fuori e io ancora non sono riuscita a preparare, non dico la valigia, ma anche le cose insomma da dover portare. Perché intanto la mattinata qui è un lampo, tempo che mi giro si è fatta luna, come infatti adesso sono già luna, però intanto Mirko stamattina è un allarme ad intermittenza. Quindi insomma sono dovuta stare su giù, su giù, su giù. Enea ovviamente ha pure insomma i suoi momenti da dovergli stare dietro, poi lava uno, lava l'altro, mi lavo anch'io, insomma questo praticamente niente, un sacco di cose da fare e non so neanche se ce la faccio. Volevo anche fare la pastiera. Ma credo che insomma questa cosa salterà al limite, insomma, farò la pastiera passata la Pasqua. Tanto già è vegana, poi voglio dire, uguale, fa niente. Vediamo se riesco però se riesco però la faccio. Vediamo un attimino come si svolge, insomma, il resto del pomeriggio. Devo fare anche il plum cake, quello lì di verdura. Che mi avete sempre chiesto la ricetta perché ogni tanto l'ho postato pure su Instagram, però vi prometto che ve la faccio. Vediamo al limite se faccio un piccolo video, così insomma, anche perché è buonissimo e facilissimo. E quindi volevo fare, devo, non volevo, devo fare questo, così insomma ce lo portiamo in viaggio perché il tragitto per arrivare dove dobbiamo andare. Sembra tipo la scena di Totò, per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare, ci vogliono 4 ore più o meno di macchina, che diventeranno tranquillamente 5 tra le varie fermate, e quindi insomma faremo pranzo al sacco, se no insomma poi perdiamo tempo pure per cercare dove andare a mangiare e tutto il resto. In più mi avete chiesto su Instagram, avevo messo la foto che era andata a fare uno shopping, insomma, forzato, ecco, e volevate vedere le cose che avevo preso e vediamo se riesco dopo vi faccio insomma vedere qualcosina, magari qualcosa veloce lo indosso. Ve lo metto, però non vi prometto niente proprio perché devo vedere un attimino come si svolge qui tutto quanto. Insomma, questo a me da ieri niente, una sfiga pazzesca perché mi fa male tutto qui, l'arcata dentaria, dentale, arcata. Vabbè, mi fa male sia qui su. Che qui giù, cioè non ho capito se mi fa male un dente, però o se mi fa male tutti i denti, mi fanno male gengive, non lo so. L'unica cosa spero, insomma, che sia solo una qualche un po' di infiammazione che vada via perché non voglio andare dal dentista. Piuttosto partorisco 10 volte, ma il dentista no. Brr, cioè solo pensarlo mi prende male. Insomma, questo. Adesso vado a far mangiare Nea, così magari poi lui se ne va a dormire, così quel paio d'ore me la devo vedere solo con Mirko, però lui alla fine è tranquillo, quindi ecco, cioè, ce n'è uno di là che mi sta chiamando e uno di qua pure che, vabbè, quindi vado. Che c'è? Che è successo? Che cosa è successo? Vieni, cosa è successo? Dicevo, prima che chiudesse il telefono, che vado a far mangiare Enea e ci vediamo dopo.
Allora, se mi vedete un attimino sconvolta è perché alla fine ho deciso, ho fatto la pastiera, perché cioè, non si può fare la pastiera a giugno, cioè, non ha senso. E quindi cioè, sono le 6, ho fatto anche quel plum cake, quello qui, adesso si sta raffreddando, lì ci sono tutte e due. E qui, allora aspettate, tieni, ecco. E qui per l'appunto c'è la pastiera. Allora, questa qua è la frolla di Marco Bianchi e qui invece c'è il ripieno, eccolo qua. E allora, l'ho assaggiato anche Daniele. È peccato perché davvero l'aroma a fiori d'arancio gli avrebbe dato, insomma, quel gusto, cioè, come si dice? Quel gusto proprio caratteristico, ecco, della pastiera. Se mi metto così sono in controluce, ecco. Quel gusto proprio caratteristico della pastiera, però pazienza, ho fatto due bucce d'arancia. E una di limone, via. E Daniele mi ha detto se metto le gocce di cioccolato. Io sono veramente per una pastiera più easy, quindi così liscia. Però insomma lo accontento, mettiamo le gocce di cioccolato. Io non ho mai fatto la pastiera vegano, no che sia, quindi è la prima volta qui che insomma mi cimento in questa cosa. E quindi insomma, vabbè, vediamo insomma vediamo quello che viene. Cioè, sono 10 minuti che lui gli prende il ciuccetto e gli mette il ciuccetto, gli prende il ciuccetto e gli mette il ciuccetto, prende il ciuccetto e mette il ciuccetto. Vabbè. Quindi finisco appunto di fare questo e se vi chiedete insomma come ho fatto a fare pure la pastella, semplicemente io ho saltato il pranzo, ecco, perché sennò. Vabbè, quindi niente, ora mi rilego i capelli, vado a fare questo e poi ci sono da fare le valigie, che intanto dietro di me c'è Plotinette. Tutto nella notte. Ok, ed è pronta per andare in forno la mia prima pastiera. Che dice, ne? Secondo te cosa viene? Eh? Che cosa? Ah, vabbè, lì c'è il marasma più completo. Tu non so chi stai salutando. Ok, dai, vediamo cosa ne viene fuori. Ovviamente poi se è buona lo saprete poi più là sugli schermi, ecco. La pastiera l'ho tolta dal forno, ora ovviamente si deve raffreddare. Qui intanto c'è una vellutata di patate, carote e lenticchie per Enea per stasera. E basta. Poi aspetto che si raffredda e poi insomma la tolgo dalla teglia. Ora ero di là che stavo finendo di fare le valigie, però le valigie, una parola grossa comunque, però intanto qui oggi è proprio una giornata di quelle proprio un super no, cioè non cioè, vuole stare solo in braccio, ma ecco, è complicato. Che volevo dire? Ah sì, Marinella mi ha chiesto del tatuaggio perché lo aveva intravisto nel video scorso, mi sembra, e adesso te lo faccio vedere. Praticamente, insomma, l'ho fatto dopo la nascita di Enea, l'ho fatto 6 mesi dopo più o meno, e quindi, insomma, è il mio primo tatuaggio in assoluto. Adesso giro la videocamera così Marinella te lo faccio vedere. Allora, vediamo se 2 minuti, ce la fai 2 minuti? 2 minuti? Ok, speriamo. Allora, tatuaggio è questo qua, eccolo. Praticamente, cosa sarei io con Enea? E quando l'ho fatto qui al polso, il tatuatore, insomma, mi ha detto: ma se lo vuoi fatto così, è al contrario, perché gli altri, insomma, lo vedono al contrario. E io gli risposi che, insomma, non mi interessava, l'importante è che lo dovevo vedere io, ecco. Cioè, se lo facevo nell'altro verso, al contrario, lo vedevo io. L'idea era poi quella, quando, insomma, lo feci, se
Se poi ne sarebbe arrivato un altro, era quello lì, insomma, qui, con non riesco con una mano, di aggiungere, insomma, un'altra testolina e un altro cuoricino. E quindi, insomma, adesso devo aggiungere la sua testolina e il suo cuoricino. Solo che questo qua l'ho fatto in Italia e quindi, insomma, dovrei farlo. E comunque sempre dallo stesso tatuatore, credo io, insomma, per mantenere questo stesso stile pulito, così e lineare. Boh, non lo so, vediamo. Tu che dici? Che dici? Ecco qua che stavo, insomma, sistemando tutti quanti, insomma, i vestiti, più che altro quelli di Anna e Mirko, che ovviamente li devo fare con doppio cambio, perché ecco, non si sa mai, soprattutto con Enea, ma anche con Mirko, insomma, tra i vari rigurgiti ed altro. Quindi questi qua sono i loro vestitini, qua insomma ci sono i pannolini, questi qua sono quei campioncini che mi hanno regalato, insomma, per lavarli. E il mio pigiama, questi qua che alla fine avete visto ve l'ho fatti vedere, fortuna che c'è l'asciugatrice, così ho subito lavato e asciugato queste cosine che mi servono. Anche per me c'è un triplo cambio che non, insomma, non si sa mai. E insomma basta, adesso vado a sistemare, vado a prendere anche la valigia di Enea che è qui, che non so che cosa stai combinando. Quando tu non fai rumore, ecco, eccoti qua. Lo sapevo io. Guarda qua, guarda, ha aperto questa. Avevi il pigiamino, te l'aveva messo papà pulito. Eh sì, vabbè, va. Questo ciuccetto ho tenuto storto, poi. Andiamo, dai, andiamoci a lavare le mani. Tu mi manderai al manicomio, sono sicura. Ed ecco che è pronta la valigia di Enea. Evviva, andiamo a mettere le macchine, dai. Vai, forza. Vedi che te la devi portare tu domani questa, eh? Iniziamo ad allenarci, dai. Dai, inizia a fare le prove, forza. Non badate a quello che c'è in giro per terra. Sì, funzionano bene le ruote. Funzionano bene. Sono bellissime queste ruote. Mamma mia, fanno una bellezza. E con la banda tutta al completo, anzi no, perché manca Willy, ma non è il caso di prenderlo perché, ecco, evitiamo. E vi salutiamo e vi facciamo tanti cari auguri, di buona Pasqua. Auguri, buona Pasqua a tutti. E ovviamente, come ho detto nell'altro video, ci sarà il vlog di questo nostro viaggetto. Tu, Enea, devi salutare a due care zie, ok? Devi salutare e mandare un bacio. Aia, a Paola delle Verano. Mandagli un bacino. Mua. Ciao Paola! Ciao, Ciao mandi un bacino a Paola! Paolo. Mandi un bacino. Dai, fai mua. Dai, mandalo tu, dai. Bravo. Un'altra a Daniela Dobreva? Sì, Dobreva! Mua. E vai. Bravo. E poi mandalo anche a Segamiglia Manuela. Mua. Dai, mandalo forte. E no, sto sci ma sempre sci quando vuoi Ma tu. perché? Vai, ma. Ah, no, no. Ah, vuoi fare festa? Ale. Vabbè, dai, un bacione a Ciao, tutte. tanti auguri di buona Tanti Pasqua. auguri. Ah, e ci tengo a dire una cosa perché qualcuno me l'ha chiesto, Willy, rimane a casa, chi ha gatti sa che per un giorno, insomma, possono stare tranquillamente, gli lasceremo doppia, tripla razione di acqua e crocchette. E insomma, come mi ha scritto una di voi, si godrà la pace dei sensi. E niente, con un Mirko stasera super fastidioso, quindi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Un Ciao a bacio, tutti, ciao, auguri! E auguri. E adesso ne mandi quanti ne vuoi, baci. le mando a tutte, dai. Vai. Mua, 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 mua. Vai, mua, mua. Vai. Mua, mua, mua. Ciao. 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 Chiudito, dai. Chiudito. Vai.